Allora, ragazzi, bentornati nel mio canale. Io sono Frank e questo è il sesto episodio di Battlefield Hardline. Ok. Allora, raga, allora sono entrato tipo in macchina con sto Tyson e la tizia che era collega prima con noi. Insomma, se avete visto il finale del quinto lo sapete. E ora vediamo cosa vogliono fare, perché a quanto pare vogliono tipo scovare DOS e cose, Stoddart, insomma. Ora Tyson e Kai hanno indagato sulla nuova attività di DOS. È ora di capire di cosa si tratta. E infatti un po' fallimento, però fallimento come titolo non è che mi dia tante speranze, ma vediamo. Sì, vabbè, lo sappiamo. Mi chiamo Julian Dawes e dicono che ho ripulito Miami. Sì, è vero, mi sono liberato di alcune mele marce, ma non da solo. Certo. Ho passato una vita nella polizia. Per questo mi dispiace dover ammettere che il modo di lavorare di noi poliziotti, soprattutto alla sezione narcotici, è antiquato e inefficiente. Ma col vostro impegno potremmo mettere le basi per il futuro delle forze dell'ordine. Il vostro vecchio capitano si è dato da fare. Ha ripulito Miami. Senti questa. Chiamano Dawes, capo della polizia d'America. Da dove cazzo viene quello? È la presentazione di un investitore. Mai sentito parlare di Preferred Auto? Oddio, no. No. Allora, per Dawes la sicurezza privata è il futuro. E vuole conquistare il mercato con Preferred Outcomes. Ho cambiato idea. Voglio tornare in prigione. Magari dopo. Prima questo. Koreatown. What? Una concessionaria? No. Mafia coreana e Dawes è coinvolto. Man. Immagino tu possa provarlo. No, ma ho un infiltrato. Si chiama Boomer. È una specie di mago dei computer al soldo della malattia. Oh. Lo andrete a prendere alla concessionaria. Ha delle informazioni che possiamo usare per colpire Dawes. Andiamo, Tyson, lei è il capo lì. Ricordami perché mai dovrai fidarmi, ecco, di te. Perché odio Dawes almeno quanto lo odi tu. Wow. Che figata. Questo Boomer è in ritardo di un'ora, Kai. Non risponde, significa che c'è qualche problema. Senza di lui non abbiamo nulla su Dawes. Beh, non necessariamente. Allora vuoi che entriamo? Merda. C'è ancora qualcuno dentro. Strozzate! Adesso chiama mia moglie e dille che farò tardi. Senza fare cazzate per una volta. Sono fuori. Allora sì, dovete entrare. Ma che cazzo? Avranno dei registri di vendita, informazioni sugli acquirenti, crediti, non lo so. Tutto quello che so è che questo posto è marcio. Dovete solo trovare quel computer. La penna USB dovrebbe craccare la password e recuperare il file. Entrateci, facile. Di sicuro non comprerei una macchina da questo. Beh, Nick, occhio a Boomer, va bene? È un bravo ragazzo. All'interno di una B&B pure. Siamo diventati dei babysitter. Parcheggia vicino alla concessionaria, sì, dove c'è poca luce. Andiamo. Lo sai che saranno 20 anni? Bene. Tranquillo, dicono che è come andare in bicicletta. Non funzionano le specie di retrovisore, sono una fregatura. Andiamo. Vicino al computer. È una lettera? Dai. È questo. Oh,
Ok, Kai. Speriamo che funzioni. Oh, merda. Abbiamo fatto scattare l'allarme silenzioso. Oh, cazzo. Già. E quelli non sono poliziotti. Stanno arrivando. Controllate laggiù. Vado a controllare. Merda. Controllate laggiù. Continuate a cercare. Porca però. Se c'è qualcuno qui, dobbiamo trovarlo. Controllate che non ci sia nessuno. Merda, raga. Ma ce n'è uno. Ehi, avete controllato lì? Vaffanculo. Porca trona. La prendo subito. Ma avevo piazzato la carica. Ciao. Oh merda, non posso... Ma qua ci muori. What the fuck? Merda. Vaffanculo. Il minigun, allora come cazzo. Trova una posizione, ne arrivano altri. Stai lì e resisti, Tyson. Allora. Merda. Tra questo e la prigione, colgo questo. Nice. Porca troia. Vaffanculo. Torna alla macchina. Ma cazzo ci sono la macchina, c'è tutto con il minigun. Eccone uno! Merda! Vaffanculo, morite tutti. Dio. Di quel cazzo, scappa, prendi. Dio santo. Oh, che figata. Non era una BMW. Cioè, non dalla forma esterna. Oh. Merda. Porca tutta. Oddio, ma che cazzo è, raga? What the fuck? Ma stanno sparando fra di loro? Sono ancora vivi! L'ho beccato qui! Serve una macchina! Laggiù! Ruba una macchina! Sangue! No, oh, famiglia! Mr. Bomba si chiamava. Abbiamo una macchina, questa mi piace. Andiamo, c'è. Ah, sei già qua. Andiamo, andiamo, andiamo. Oh, cazzo, roba da pazzi. Vabbè. Dai, abbiamo i file. Rientriamo. No, dobbiamo ancora trovare Boomer.
Ma che cazzo? Stai prendendo per il culo. Lavora allo sfasciacarrozze di Kang qui vicino. Non posso decodificare quei file senza di... Vediamo un po'. Salve. Oh. Fammi indovinare, sei Boomer. Oh, amico, grazie. Tu sei l'amico di Kai, giusto? Amico di Kai, ma neanche per sogno. Che ti è successo? Hai presente quei file che mi ha chiesto Kai? Mi hanno beccato a scaricarli. Ti stavano mettendo in una pressa? Sai tutta quella roba da criminale psicopatico? Questi le fanno certe stronzate. Ma ce li hai i file, vero? Certo. Sono sul mio portatile, che è nella mia macchina, che è... all'altra parte di quel magazzino che è pieno di guaglie. Cazzo! Per te il posto più sicuro è qua dentro. Cosa? No! Col cazzo che Mosabe, vengo anch'io. Tranquillo, tornerò, te lo prometto. Amico, non puoi entrare nel magazzino senza la mia testa. Oh, bene. Ehi! Grazie. Ehi! No, bello! Ehi, amico! Ok, meglio me lo lasciamo qua. Ehi, amico, non metterti più in sicurezza. Ho finito le munizioni. Ah. Da questa parte. Da qua? Ci va alla destra? Fa la guardia mentre sono nel magazzino. Tyson, prendo il PC del ragazzo. Ok. Hey! Oh merda. Slobra me. Che non me l'aspettavo, raga. Che cazzo è successo? Non ti preoccupare. Torno indietro. Porca. Non credo che ce l'abbia fatta. Deve essere lui! Deve essere qui! Catron. Vado a controllare. Da qua non si... Oh, merda. Va bene. Vengono verso di te. Uno, due. Sono sei, come minimo. Uh-huh. Nel magazzino! Controllate laggiù! Ehi, qui! Se c'è qualcuno qui, dobbiamo trovarlo! Non vedo un cazzo! Controllate che non ci sia nessuno! Posto. Tempo a Mendoza! Va bene, basta così. Oddio. Andiamo. Ehi, dov'è il ragazzo? Non ne ho idea. Quanto pare se l'ha sbagliata. Voglio il mio portatile. Eh? Dovevi restare nel bagaglietto. E parliamo dopo, va bene? Via. Ah, devo guidare lì? A sinistra. A sinistra! Avanti così! Okay. Oddio. Vuoi a destra? Sì, c'è qualcuno, non mi fermo. Passo da qua. Vai. Oh merda. Razzi. Cosa gli hai distirato? Scusi. No, quella roba, razzi. Merda. Bene. Merda. Porca trona. Destra. Tyson, falli fuori. Non posso sparare se sobbalzi così. Ok, allora qui mani sul volante. Ok. Ah, allora vedi da lui? Controllalo. Ci sono. Quindi la spara io. Andiamoci indietro quest'angolo e prepariamoci. Dobbiamo fregarli. Missione finita? Nice. Ora, accelera! Ah, sì! Sì, ho la beccata sto stronzo. What? Ok. Eccone un altro.
muoviamoci. Ah, ma stiamo facendo tipo arena, che cazzo è? Non mollare. Io non muovo. Oh, ok, muovo. Nice. Oh no. Ok. Mamma mia. Che cazzo era sta missione? Raga, è una delle missioni più intense che abbia mai giocato su qualsiasi gioco. Che cazzo? Ok, è stato incredibile. Parliamo del fatto che c'era un esercito a guardia della fascia carrozza. Hai visto la droga? Quale droga? Le macchine. Hai vinto una medaglia. Fanno a pezzi le auto rubate, le imbottiscono di droga e le E poi le rivendono alla concessionaria. Cavolo, magari ci avessi pensato io. È la concessionaria di Kang. I treni portano le auto rubate che hanno varie provenienze. Kang le riempie di droga. Gli uomini di DOS. Pensano ai treni. Gli uomini di DOS. Non mi dire. Sì, i treni scaricano vicino allo sfasciacarrozza di Kang. Insomma, non è molto lontano. Volete andare a vedere? Beh, io... Andiamo a togliere di me. Ancora. Ma l'abbiamo fatto già abbastanza. Certo, perché no? Finora è stata... Infatti... Porca troia. Ok, siamo arrivati. Ispeziono lo sfascio però. Oddio ragazzi, l'episodio durerà tantissimo, però lo voglio fare tutto. Ok. Qualcuno ha una candela extra? Ne ho una di iridio da qualche parte. La vuoi di rame? Ah, va bene una. Ok. Facile. Gioco. Sti cazzo, raga. Sono con te, Nick. No. Vabbè. Là dietro deve esserci qualcosa che vale parecchio. Ok. Porca troia. Abbiamo trovato l'Eldorado. Ah. Sono 9,9 milioni. 9,9 milioni di dollari. Chi cazzo sei, il Rayman della droga? Avanti, lasciamola ai poliziotti. Io non la lascio ai poliziotti. Che vuoi farci allora? Siamo a Los Angeles, nei giorni la piazza. Anzi, conosco un giocatore di basket professionista. 4 giorni. Tyson, non sto scherzando, andiamo. Io la porto via. Se ti va, puoi darmi una mano. Quel muletto va a 2 all'ora. Forse per la prossima settimana sarai a Oli. Andiamo. Tyson, non sono secco. E quindi cosa fai? Spingi questa parte, ci sono qua. O magari potresti andartene. Tyson, porca puttana. Mettiti dietro e spingi. Forza. Posso? Pioggia di coca, che cazzo è? Non dire una parola. Ai, è vicino. Bellissimo. Finito. Allora questo sicuramente è uno degli episodi, è l'episodio più bello, raga, che abbiamo mai giocato. Boh raga, spero che questo video vi sia piaciuto. Dovrebbe essere bello così perché è epico. Ci vediamo domani con un nuovo video. Bella.